Grazie Presidente. Presidente, colleghi, Presidente Letta, il voto della Lega Nord espresso nel giorno dell'insediamento del suo governo avrebbe dovuto e voluto essere un voto contrario. Le abbiamo fatto un'apertura di credito e abbiamo invece espresso un voto di astensione perché nel suo intervento lei ha parlato di riforme costituzionali, degli strumenti con cui realizzarle, di riduzione del numero dei parlamentari e dei costi della politica, di superamento del bicameralismo perfetto, di Senato federale, di modifica della forma di governo, tutte cose che voglio ancora una volta ricordare sarebbero state già in vigore dal 2008 se il partito con cui lei è stato eletto non avesse promosso il no nel referendum popolare del 2006 sulla riforma che ha scritto e sottoscritto ed approvata dall'allora maggioranza. Non ne faccio una colpa a lei personalmente, ma di certo mi piacerebbe oggi poter calcolare il danno economico alle famiglie, alle imprese e al Paese che quella bocciatura ha determinato. Quanto è costato mantenere quasi il doppio dei parlamentari per più di 5 anni? Quanto è costato avere un Parlamento che gioca a ping pong con le leggi tra un ramo e l'altro del Parlamento? Quanto è costato un governo che non può decidere se non ricorrendo alla decretazione d'urgenza e al voto di fiducia? Quanto è costato anche in termini di democrazia un Parlamento che non conta più niente se non nei termini di essere qui a pigiare un bottone o esprimere fiducie indigeste che hanno portato ulcere a deputati e senatori e al disastro il Paese? Il calcolo e il giudizio su tutti questi costi spetterà la storia, ma questa premessa serve oggi per far comprendere a tutti, anche al cittadino qualunque, che non siamo dei pazzi a essere qui a parlare di riforme costituzionali quando le emergenze evidenti sembrerebbero essere altre: il lavoro, la riduzione della pressione fiscale, la crescita, solo per citarne alcune. Io voglio che sia chiaro a tutti che se attraverso le riforme non si porterà questo Stato e la pubblica amministrazione a costare di meno, a lasciare a casa i fannulloni e ad essere più efficienti, neanche il buon Dio sarebbe in grado di ridurre la pressione fiscale di questo Paese. Vorrei che fosse chiaro a tutti che se il Governo e il Parlamento, riformando loro stessi, non sosterranno le attività di impresa, svincolandole da lacci e lacciuoli che sembrano invece creati ad arte solo per metterle in difficoltà, nessun posto di lavoro verrà mai creato e le imprese andranno in malora. Voglio si sappia, con questo mio intervento, che nessuna ripresa sarà mai possibile se non riformando uno Stato che rappresenta lui stesso la palla al piede che sta affondando il Paese. Ecco perché le riforme non sono solo una cosa auspicabile, ma sono una cosa necessaria, indispensabile come l'ossigeno per la vita. Ve lo dice un eletto del Nord, cioè di quella parte del Paese che correndo di più ha più necessità di ossigeno. Le ha detto anche il presidente Squinzi di Confindustria: anche le imprese del Nord sono sull'orlo del baratro e se affonda il Nord, aggiungo io, va a fondo tutto il Paese. Queste riforme dovranno dare finalmente, con un federalismo vero, le risposte alla questione settentrionale e quella meridionale. Il federalismo può rappresentare non solo un armistizio, ma anche un'alleanza fra nord e sud del Paese. Diversamente salta tutto e qualcuno ne pagherà le conseguenze. Voglio prendere a modello Obama: today we can, oggi noi possiamo, che io traduco in ora o mai più. Se lei vorrà, Presidente Letta, e credo che lo voglia, avendo espresso un parere favorevole alla nostra mozione, anche noi saremo della partita, dando un contributo fondamentale al processo riformista che a questo punto diventerebbe di tutti. Ma è bene ricordare anche altri passaggi che lei ha fatto nel suo discorso programmatico: federalismo fiscale, revisione del rapporto fiscale fra centro e periferia, riorganizzazione delle regioni e del rapporto fra loro, che per noi significano completa attuazione del federalismo fiscale, autonomia finanziaria di entrate e di spesa di enti locali e di regioni, costi standard che finalmente premino i virtuosi e i capaci,
il rispetto e la valorizzazione delle autonomie locali, macroregioni, ovvero processi aggregativi e confederativi tra le regioni che potrebbero favorire sia il nord che il sud del paese, dato che nella situazione attuale le regioni sono organi troppo grandi per poter amministrare e troppo piccoli per poter legiferare. È una grande sfida quello che abbiamo di fronte, noi lo sappiamo e noi l'accettiamo e siamo disponibili a continuare la nostra apertura di credito. Ma se diversamente ci si mettesse a giocare, come sempre accaduto con le riforme, facendo finta di fare per non fare niente, noi passeremmo ad un'opposizione durissima che vi manderà a casa immediatamente. Questo governo sarebbe già andato a casa quest'oggi se lo avessimo voluto, presentando una mozione che affrontasse da subito i nervi scoperti tra le varie componenti di questa curiosa e, mi lasci dire, precaria maggioranza. Noi non abbiamo voluto far cadere il governo già oggi per senso di responsabilità, non nei confronti di un sistema che personalmente ritengo che debba essere bruciato, ma per rispetto dei cittadini. Ma la nostra apertura di credito e la nostra pazienza hanno dei limiti. Se dovessimo verificare che non c'è la volontà di realizzare riforme in grado di creare il presupposto per la riduzione della pressione fiscale, della creazione di posti di lavoro, per determinare la ripresa e per far resuscitare le nostre famiglie e le nostre imprese, se non sarà possibile attraverso il federalismo il superamento della questione settentrionale e meridionale, il Nord dovrà prendere atto che sarebbe masochistico continuare ad appartenere a una Repubblica che vuole suicidare se stessa e uccidere i suoi figli, e dovrà assumere le decisioni conseguenti. Il movimento che rappresento ha un motto, caro Presidente: prima il Nord. Avrei voluto, vorrei tanto sentire quest'oggi l'orgoglio dei colleghi eletti nelle circoscrizioni del Mezzogiorno affermare prima il Sud. È solo con le riforme di cui stiamo discutendo che queste affermazioni non saranno antitetiche e consentiranno a tutti di stare un po' meglio. Caro Presidente Letta, concludo. Lei viene dalla città della famosa Torre che pende, che però è stata messa in sicurezza e quindi non cade mai. Lei adesso è alla guida di un paese che pende e che rischia veramente di cadere. Quindi io mi auguro che con queste riforme si mette in sicurezza finalmente questo paese, perché sennò viene giù, resta sulla Torre di Pisa, ma il paese viene giù. Grazie Presidente.